siamo con Sasa Munizza, autore del libro Santa Barbara. Dici qualcosa tu. Io la prima cosa che mi sento di dire è che questo libro è un atto d'amore per la mia comunità tutta, la mia comunità tavernese. E Santa Barbara, il titolo potrebbe essere, diciamo, ingannevole, però è un atto di amore per il mio paese, perché tramite questo libro io vorrei realizzare un sogno, quello di sfruttare utilizzare tutti i fattori positivi che c'erano una volta per farli rivivere in chiave moderna per lo sviluppo sostenibile di questo nostro paese. Nel libro c'è un invito alla socialità, si è detto anche durante la presentazione, un invito ad uscire dalle case, soprattutto ai giovani. E certo, perché purtroppo i giovani non hanno vissuto quello che abbiamo avuto noi, la fortuna di vivere, una piazza, parlo di Santa Barbara, potrei dire Santa Maria, potrei dire altre piazze di questo comune, ma del sud. Vivere in questa piazza i rapporti con gli altri, cioè questa piazza era piena di gente di ogni fascia d'età, ti incontravi tranquillamente e non avevi bisogno di altre cose esterne come purtroppo ci sono oggi, questi telefonini. Il contatto umano è importante, non può essere mai surrogato il contatto umano da mail, messaggi, cose a distanza. Io voglio sentire anche il profumo della persona, l'odore, guardare gli occhi, cosa che non ti può dare un mezzo sofisticato come oggi. Sì, non possiamo tornare indietro, utilizziamoli pure, però questi mezzi non possono surrogare il contatto umano. A proposito di contatto umano, sempre nel libro si parla anche del famoso distacco, l'emigrazione, quello che da tanti dolori è quello che ti ha segnato di più. Ebbene, in un ragazzo, in un bambino costretto a perdere tutti quelli che sono le amicizie, quasi tutte le amicizie, è un fatto veramente doloroso, talmente doloroso che ha lasciato una piaga fino a oggi. Nel libro questa piaga è evidente, che mi porta, diciamo, a parlare, a riparlare di tanti amici come se fosse stato ieri. Ecco, questo segnale importante si percepisce nel libro. Il distacco di queste persone costrette ad emigrare per motivi di lavoro ha lasciato un vuoto enorme in chi è rimasto, e noi sappiamo un dolore anche iniziale, almeno, e che è durato per tanto tempo, anche in chi se n'è andato. In altri dura ancora fino a oggi, e lo vediamo quando tornano in occasione delle feste a ritrovarci. È un romanzo autobiografico che secondo me deve essere preso come esempio per tutti i paesi d'Italia, per quella cultura che una volta era presente sul territorio e adesso pian piano sta andando via per via dell'immigrazione, per altre problematiche. Il fatto di vivere determinati posti come la piazza, la chiesa e quindi tutti il vicinato, e vivere tutti gli eventi insieme, sono tutte cose che oggi purtroppo non sono presenti nella nostra comunità, in quanto poi è diventata società. E la storia purtroppo ci insegna che questo va solamente ad allontanare le persone dal prossimo e diciamo tra virgolette dall'umanità. Quindi credo che è un testo che deve essere in primis rivolto alla nuova generazione, proprio per far capire quello che trasmette, quello che veniva vissuto prima, e poi alle generazioni che l'hanno vissuto.
per me è stato un po' la proiezione di un sogno questo testo, perché in qualche modo anch'io sono stata una bambina protagonista della vita, di questo crocevia di storie all'interno della piazza di Santa Barbara, quindi anch'io ho potuto un pochettino assaporare quel senso di calore proprio che dà una comunità che è come una coperta calda in qualche modo, ti fa sentire sempre a casa, ti fa sentire sempre in famiglia, nei luoghi cittadini, nelle società contemporanee, è tutto un po' più disperso, è tutto un po' più congelato in un sistema freddo che guarda semplicemente ai favori egoistici, ai sentimenti spesso arrivisti. Quindi per me è stata un'esperienza bellissima, in qualche modo ho rivissuto una seconda infanzia, in qualche modo ho conosciuto un'altra famiglia, ho conosciuto una parte di quel sud che fa parte di me, di cui io sono assolutamente fiera e di cui anch'io, io stessa voglio farmi testimonianza, ed è stato per me un onore per la casa editrice appunto essere veicolo divulgativo di questo testo, veramente molto importante.